Corrado nacque da una nobile famiglia in diocesi di Piacenza nel 1290. Secondo un'antica usanza dell'uomo, Corrado andava a caccia. Un giorno, per starnare alcuni conigli, fece appiccare il fuoco al sottobosco. L'infelice idea ebbe effetti disastrosi. Un innocente venne accusato del misfatto, imprigionato, condannato a morte. Corrado riconobbe pubblicamente la propria colpa. Gli vennero confiscate tutte le proprietà e fu ridotto in miseria. Era il 1329 e Corrado Confalonieri aveva quasi 40 anni. Assieme alla moglie vendette gli averi restanti e ne diede il ricavato ai poveri. Abbracciata poi la regola di Francesco e Chiara, decisero di diventare terziari francescani. Corrado, divenuto terziario, si ritirò in eremitaggio. Dopo aver passato in solitudine, approdò anche all'isola di Malta. Da qui riprese il mare e giunse al porto di Palazzolo e da qui a Noto Antica. Morì mentre era in preghiera. Viene venerato come santo penitente e guaritore, anche se il martirologio romano lo qualifica come beato. Oggi il suo culto è fiorente nella città di Noto, dove la processione con la sua urna in argento è accompagnato da danzatori che portano i ceri caratteristici. È il patrono degli assicuratori contro gli incendi ed è invocato per la guarigione dell'ernia.